Se stiamo uniti, sconfiggeremo questa battaglia contro il coronavirus. È con questo messaggio che la comunità cinese ha voluto manifestare ancora una volta la propria vicinanza all'Italia. Sono infatti arrivate ad Arezzo 10.000 mascherine chirurgiche grazie all'associazione CEITIP, che si occupa di promuovere un nuovo modello di cooperazione tra l'Europa e la Cina. È stato un bel gesto, è uno dei centri industriali più importanti e più famosi di tutta la Cina, modernissimo. Abbiamo fatto noi come associazione un accordo a gennaio con questa comunità e loro si sono dimostrati estremamente sensibili e hanno inviato 20.000 mascherine, di cui 10.000 vengono donate questa mattina qui all'ospedale San Donato per essere poi distribuiti alle varie associazioni. Sono dalla Cina dei consigli, ce li danno? La Cina segue molto attentamente l'evolversi di questa cosa, anche perché si sentono un po' responsabili da questo discorso e perché comunque ormai sono il punto di riferimento soprattutto economico del mondo intero. Con l'Italia ci sono ottimi rapporti, anche se i nostri scambi commerciali sono minimi rispetto a molti altri paesi europei, però in questo momento potrebbe essere un'occasione per incentivare anche queste cose. Le passate mie presenze erano per ringraziare in nome e per conto della regione, questo è un po' diverso perché le abbiamo acquistate noi personalmente con la nostra associazione e quindi le doniamo come gesto di attenzione nei confronti degli operatori che ne avranno bisogno. È un modo anche di essere presenti, di sensibilizzare chi in questo momento può dare per gli altri. E ringrazio la comunità cinese, è un grande segno di testimonianza del legame che abbiamo con questa comunità. Auspico che tali sentimenti siano ancora più diffusi all'interno delle nostre città